Bene, amicitelefono.net, abbiamo sotto la nostra lente iPhone con firmware 4.0 beta. È la prima versione di questo nuovo firmware che viene rilasciata agli sviluppatori, lo stiamo testando da un giorno e mezzo, meglio da ieri notte quando abbiamo installato il firmware subito dopo che Apple ne ha data comunicazione nel keynote. Vediamo le migliorie, ci sono addirittura 100 piccole e grandi migliorie. La prima, il multitasking. Quando apriamo un programma, per esempio in questo caso Facebook, premendo il pulsante centrale, il programma non si chiude ma rimane in background. È un multitasking un po' particolare che richiederà delle applicazioni scritte o modificate apposta per questo multitasking. Con il doppio clic sul tasto home, come vedete, possiamo andare a vedere tutte le applicazioni aperte. Tenendo cliccato su un'applicazione, questa si può chiudere per svuotare memoria. Diciamo che è un multitasking particolare, in effetti l'applicazione non sta aperta in background, consumando quindi batterie e risorse, ma sta aperta in uno stato di semi-standby, accedendo ad alcuni servizi del telefono, come non so, la rete piuttosto che le notifiche. Seconda novità, le notifiche push che potranno essere anche locali oltre che di rete. Terza novità interessante, la possibilità di creare delle cartelle. Come vedete, noi abbiamo inserito tutti i giochi in una cartella, molto semplice farlo, basta tenere premuta l'icona, quando queste vibreranno basta mettere un programma sopra l'altro e si creerà automaticamente, come vedete, un'icona. Il nome della cartella è tranquillamente personalizzabile, possiamo se no tirare fuori l'icona e riposizionarla sulla, sulla Spring per togliere e eliminare una cartella. Spring, come vedete, modificabile per quanto riguarda il background e con questo sorta di sfondo tridimensionale e trasparente per quanto riguarda le quattro icone preferite. Abbiamo detto della creazione delle cartelle, abbiamo detto del multitasking particolare, quindi le applicazioni attualmente in store non girano in multitasking, ma gli sviluppatori hanno a disposizione questo software e il relativo SDK da ieri notte, quindi stanno lavorando ovviamente per l'aggiornamento delle applicazioni. Altra novità, la casella inbox unificata. Come vedete, casella mail, abbiamo una casella entrata dove possiamo andare a vedere tutte le caselle di posta in entrata. Inoltre, negli account è possibile sincronizzare negli account IMAP anche la cartella delle note. Noi abbiamo trovato anche un miglioramento per quanto riguarda l'audio in generale del telefono, non per quanto riguarda la ricezione, e purtroppo un peggioramento per quanto riguarda le performance della batteria. Alcuni crash sporadici random di sistema, ma ricordiamo, stiamo parlando di una versione beta e più precisamente della prima beta. Altra novità per quanto riguarda la parte della fotocamera, prendiamo il nostro Magic Mouse, eccolo qui, la novità sta nel fatto di poter fare lo zoom. Come vedete, possiamo fare uno zoom fino a 5x per scattare la fotografia. Andiamo in alcune foto che abbiamo fatto provando lo zoom, questa è una foto a zoom 0. Questa è una foto a zoom massimo e questa a zoom medio. Ovviamente, essendo uno zoom digitale, la qualità ovviamente decade e ne risente. Lo zoom per ora in questa beta non è disponibile nella videocamera, ma solamente nella fotocamera. Ci sarà il supporto agli ebook e per quanto riguarda le foto abbiamo un'organizzazione in album, eventi o volti. Quindi, come vedete, c'è questo tipo di organizzazione che non era presente nel firmware 3.0. Altro programma nuovo, Game Center, che consentirà, una volta che ci saranno programmi studiati per questo tra virgolette social network dei giochi, di andare a vedere per esempio i punteggi degli amici piuttosto che giocare in rete con gli amici. Diventa sempre più una console di gioco iPhone 3GS. Ricordiamo che queste funzionalità sono a disposizione per iPhone 3G, 2G e 3GS, il multitasking solamente per 3GS, probabilmente perché ha bisogno di un processore e di una memoria più corposi rispetto a 3G e 2G.
Vi terremo informati sulle ulteriori novità che man mano testiamo il firmware 4.0 scopriamo. Rimanete qui sintonizzati per telefonino.net, Andrea Galeazzi.